Sigi, ridevi per quasi tutta, durante la partita ridevi sempre, sapevi già come andava a finire? No, no, ridevo perché il punteggio me lo permetteva. Ti aspettavi un'altra vittoria così netta contro Trento? Ma così netta no, però mi aspettavo un gioco da parte nostra molto, molto attento e curato nei particolari. Noi abbiamo studiato bene questa squadra e tatticamente, sia per quanto riguarda il lavoro nostro dei centrali che la distribuzione di Nicola, è stata studiata bene. Ma rispetto a un anno fa cos'è cambiato? Qual è il segreto di Cuneo che riesce a battere sempre Trento nelle partite che contano veramente? Ma non c'è un segreto, noi è chiaro, è il secondo anno che stiamo insieme, quindi iniziamo a conoscerci anche meglio, solo questo. Non è cambiato niente dall'anno scorso, è cambiato che comunque giocando sempre contro squadre forti come Trento, fanno anche al di fuori, c'è un lavoro importante che è quello del... quello tecnico degli scoutman, e quindi ci semplificano un po' il gioco a noi, è cambiato solo quello, un'attenzione un po' più sui particolari. I vecchietti di Cuneo continuano a fare buon brodo. Perché i vecchietti? Beh, anagrafe non è. I vecchietti sì, ma alla fine fisicamente stiamo tutti bene, facciamo il nostro lavoro.